Ciao, benvenuto, benvenuta in questo contenuto per professionisti che trattano il dolore muscolo-scheletrico attraverso soprattutto l'esercizio terapeutico, ma in generale per tutti coloro che si trovano ad affrontare il dolore muscolo-scheletrico, che aiutano le persone a migliorare i problemi muscolo-scheletrici. E oggi parliamo di un argomento stuzzicante, ovvero parliamo dei casi difficili. Quali sono i casi realmente difficili? E ovviamente come affrontarli. Quindi che cos'è che andremo a vedere? Andremo a vedere che cosa si può intendere per casi difficili, qual è una definizione efficace, no, di casi difficili, non anticiparla, ok. Qual è la definizione efficace di casi difficili? L'errore gigante che fanno tutti i professionisti, quali sono realmente, effettivamente, queste casistiche e come affrontarle. Allora, qual è la definizione di casi difficili? I casi difficili sono tutti coloro che non rispondono in modo desiderato e non danno segno di miglioramento in una tempistica ragionevole. Vuoi che sia un paio di settimane, che è già una buona tempistica, un mese, che è una tempistica nella quale io voglio aver visto sicuramente qualche forma di progresso, non ci sono progressi o comunque sono progressi, diciamo, inferiori alle aspettative. E questa è la definizione dei casi difficili, perché uno può anche dire, vabbè, io ho avuto una complessissima operazione al ginocchio, mi hanno ricostruito tutta una roba difficilissima, un caso difficilissimo, però poi magari poi non c'è nessuna difficoltà nel processo riabilitativo. Una settimana dopo va meglio, 2 settimane dopo va meglio, un mese dopo va meglio. Non è un caso difficile. Il caso difficile è effettivamente quando questi miglioramenti non ci sono, soprattutto se questi miglioramenti erano attesi. E adesso ne parliamo, perché ci sono anche casi in cui già da subito noi possiamo sapere che ottenere miglioramenti sarà difficile e allora c'è da fare delle scelte. Quindi, ok, questi sono i casi difficili. Qual è l'errore gigante che fanno moltissimi professionisti, la maggioranza dei professionisti, quando si trova di fronte a un caso difficile? Più o meno una situazione di questo genere. Mi fa sempre molto ridere questa immagine dove c'è appunto l'enorme incendio e il tizio con una secchiata d'acqua che cerca di spegnerlo, perché è un po' quello che succede. Il professionista, come posso essere io, fisioterapista, ma quello che vogliamo, ovviamente cerca la soluzione del problema, quindi del caso difficile, all'interno della sua cerchia di competenze. Quindi, nel caso non lo so, è venuta da me una persona che ha mal di schiena e questo mal di schiena non si ho fatto la mia valutazione, sto facendo il mio trattamento, non si sta risolvendo, cerco la soluzione all'interno delle mie competenze. Quindi, boh, magari non ho valutato la sacroiliaca, magari non ho valutato la terza vertebra lombare, magari la dismetria del bacino, eccetera, eccetera, eccetera. 99 volte su 100 la soluzione in realtà è fuori dal nostro ambito di competenza, è radicalmente diversa. Quindi è una cosa, cioè vado a cercare la parte tecnica quando il problema è molto più strategico, ok? Sto, non so, scegliendo il colore della tappezzeria della mia auto, non neanche so guidare, ok? Molto più spesso è una cosa di questo genere. Tra un attimo vediamo che cosa intendo. Qual è, per esempio, la prima causa, il primo caso, diciamo, di caso difficile? Dove ho un danno maggiore? Che cosa intendo danno maggiore? Intendo che la situazione scheletrica ha una usura, ha una, diciamo, chiamiamola genericamente, lesione tale per cui io posso inventarmi la rieducazione che voglio, che non ce la faccio. Quali possono essere queste situazioni? Adesso qua ho riportato una frattura, beh, però ci sono anche casi in cui magari la persona comincia ad avere dolore spontaneamente, capita magari con gli anziani, sull'arto inferiore, oppure sulla schiena, comincia ad avere dolore spontaneamente, senza particolari traumi, ma magari perché l'osso era particolarmente debole, è fratturato sotto, capisci? Se ho una frattura vertebrale, io posso inventarmi la rieducazione che voglio, ma questo non può funzionare e questa persona avrà sempre dolore. Oppure le artrosi dell'anca. O le artrosi in generale, se le cartilagini sono troppo consumate, quindi il danno, chiamiamolo scheletrico, è maggiore, io posso inventarmi quello che voglio. Se la mia anca è rigida, ah sì, è rigida, proviamo a sbloccarla e non si sta sbloccando, e so che c'è dell'artrosi sotto,
Non è perché ho sbagliato tecnica di mobilizzazione o perché in realtà hai la dismetria, perché non ce n'è fondamentalmente, ok? Quindi una prima cosa che devo sospettare, se la persona, ovviamente varia da caso a caso, c'è la possibilità che ci sia sotto nella zona dove la persona ha dolore, che ci sia sotto quello che io definisco qualcosa di diverso dal solito. Per la schiena, per esempio, non sono i problemi dei dischi, i problemi, la protrusione e quant'altro, perché quelle sono un po' le solite cose. Quali sono le cose diverse dal solito? Appunto, le fratture, grosse spondilolistesi, danni maggiori, insomma, qualche cosa di diverso dal solito. Nell'anca mi viene in mente la necrosi della testa del femore. Ecco, quindi una domanda che devo farmi, se la persona non sta rispondendo, è: ehi, c'è la possibilità che ci sia sotto un danno maggiore? Ovviamente qua non possiamo entrare in tutte le casistiche che ci possono essere. Se ti interessa poi approfondire con la mia formazione per professionisti, vai a guardare il link che è nella descrizione del video, vai a scaricare il mio materiale gratuito, poi ti dà accesso anche a tutta quella che è la formazione per i professionisti. Però ecco, questo è l'importante. Primo caso, danno maggiore. Ehi, se l'osso sotto, se la struttura sotto è troppo danneggiata, io mi posso inventare la rieducazione, il massaggio, quello che voglio, che non ne esco. Caso numero due, interessante. Dolore locale con dolore diffuso. Mi vieni a portare il tuo dolore alla spalla perché hai dolore alla spalla, ma nel farti l'anamnesi, nel farti un po' di domande, scopro che hai anche male all'altra spalla, scopro che hai anche male ai gomiti, scopro che la tua schiena ti dà problemi frequentemente, che il tuo collo ti dà problemi frequentemente, che c'è una situazione di dolore diffuso. Lo vediamo anche tra un attimo. Le situazioni di dolore diffuso sono per definizione dei casi difficili. E se la persona non viene da me per il dolore diffuso, ma viene per il dolore alla spalla, ok? O al ginocchio, quello che è, ma scopro che ha anche dolore diffuso, io posso scordarmi di trattare questa spalla, questo ginocchio, come se nulla fosse, come se fosse quello di una persona che non ha dolore diffuso. Perché? Perché se una persona ha dolore diffuso è un contesto di irritazione generale, infiammazione generale, dolorabilità diffusa, insomma, un contesto, un terreno molto fertile per la permanenza del dolore, per la cronicizzazione del dolore. Quindi in quel caso io so già che, ah no, no, guarda, sì, è vero, io ho la fibromialgia, è vero, però mi interessa il dolore al gomito, e fai finta che la fibromialgia non esiste. No, non si può fare assolutamente. La situazione, quindi facciamo così, più la situazione generale è compromessa, magari non solo dal dolore diffuso, ma magari anche, non so, una persona molto anziana, molto debilitata, più la situazione generale è compromessa e più la situazione locale è difficile da risolvere perché tendenzialmente c'è un, chiamiamolo, materiale un po' difettoso, materiale un po' di scarsa qualità. Ok? Quindi, secondo caso difficile, dolore locale, ah sì, fa male alla spalla, ma ho anche tanti altri problemi. Ok? Altro caso difficile sicuramente, che lo sappiamo già a priori. Io adesso sto elencando quelli che sono i casi difficili già a priori, in modo che, insomma, lo possa sapere. Caso numero 3, dolore diffuso. Ovviamente, abbiamo detto un attimo fa, se ho una persona con dolore locale in contesto di dolore diffuso è difficile, figuriamoci una persona che ha dolore diffuso. Che cosa significa dolore diffuso? Significa diagnosi di fibromialgia? Sì, significa dolore diffuso senza diagnosi di fibromialgia perché non gliel'hanno fatta o perché non ha una vera e propria diagnosi di fibromialgia o perché non ha voluto andare dal medico o quant'altro? Sì. Significa anche una situazione, non lo so, post-infettiva, post-chemio, dove ho dolore diffuso, ma c'è una ragione ben precisa? Sì. Qualsiasi situazione che mi porta dolore diffuso, che sia nota o che abbia un nome ben preciso, che abbia una causa ben precisa o che non ce l'abbia, non importa, qualsiasi situazione di dolore diffuso è un bagno di non diciamo cosa. Perché? Perché fondamentalmente le situazioni di dolore diffuso, sia quel che sia, non sono legate a un qualche cosa sul quale noi agiamo, cioè i nostri movimenti. E le situazioni di dolore diffuso sono legate a meccanismi un po' più neurologici, o un po' più accumulo di ansia, oppure tossicologici, appunto ho citato la chemio. Non sono cose che noi possiamo correggere, diciamo così, con il movimento. Non è una rigidità che io ho accumulato a causa di una postura. Quindi noi con il movimento
possiamo sicuramente aiutare, altro che, ma ci muoviamo su binari sicuramente molto diversi da quelli che sono le cause alla base, perché noi ci possiamo muovere sull'ambito dell'appunto movimento, ma qui sono problematiche che nascono veramente da altre parti, spesso anche non chiare. Ok, quindi ogni situazione che in qualche modo è soggetta di causare alla persona dolore diffuso, io so già che è una situazione difficile. Posso ottenere miglioramenti? Sì, ma so che sono sicuramente miglioramenti difficili da ottenere, incostanti, andrà avanti e indietro, eccetera, eccetera, eccetera. Tra un attimo parliamo appunto poi di come si affrontano effettivamente queste situazioni. Ho molti contenuti di approfondimento, anche probabilmente dei video gratuiti su YouTube, sul discorso dolore diffuso, fibromialgia, proprio dal punto di vista pratico. Quindi però sappiamo in questo caso che a prescindere, sono casi difficili. Così come sono casi difficili le persone maleducate. Dove sono maleducate, non intendo persone scorbutiche o quant'altro, ma intendo maleducate. Allora, il miglioramento del dolore, lo sappiamo, ce lo dice la scienza, ce lo dice il buon senso, non è un qualche cosa di strettamente tissutale che dipende solo dal mio gomito, e allora se succedono delle cose qui e tu fai succedere delle cose qui, migliora. No, sappiamo che il miglioramento del dolore è un processo che coinvolge vari fattori, l'aspetto emozionale, il famoso approccio biopsicosociale, che tra l'altro nessuno ha mai capito bene che cosa voglia dire, però non dipende soltanto da quello che succede a livello locale, dipende il miglioramento anche da una serie di altre cose, non ultimo, il rapporto che si viene a creare tra la persona che ha il problema e la persona che la deve curare. Quella è la persona maleducata. La persona che, ad esempio, non sapeva assolutamente nulla di quello che fai, di come lavori, e che una volta che venite a contatto scopri di essere su due binari completamente diversi. Ad esempio, io ho male al collo? Ah sì, no, mi ha mandato qua lo mio zio Pino perché ha detto che sei bravo, ma sì, non so di preciso che cosa fai. Io magari sono un terapeuta che cura con la craniosacrale, con il tocco lieve, con i meccanismi più energetici. Magari sono una persona estremamente terra terra, sono un contadino, queste cose le rifiuto completamente, non ci credo minimamente, quindi non si viene a creare questo tipo di rapporto di fiducia, non scattano quei meccanismi psicosociali, quei meccanismi che permettono effettivamente di liberarsi dal dolore, no? Quello che viene definito effetto placebo. Molto spesso lo si dice in termini negativi, perché ah sì, credi che ti sia migliorato il dolore, ma non è una cosa negativa. La maggior parte dei miglioramenti avvengono per effetto placebo, non per un qualcosa di direttamente biochimico, ma per il biochimico e io che ho sviluppato una certa fiducia rispetto a certa cosa, ho cambiato il mio assetto, eccetera, 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 ok? Quindi se c'è alla base una maleducazione della persona, è un altro caso che può effettivamente non rispondere semplicemente perché non matchiamo minimamente. Questo è molto più un problema, ad esempio, di, fammi passami il termine, di marketing che un problema tecnico, però è un signor problema perché ognuno di noi, per quanto noi professionisti siamo convinti di poter trattare chiunque, perché tu chiunque ha, beh, tu hai un mal di collo, io tratto il mal di collo, lo so. No, ci sono persone che rispondono meglio ad un determinato approccio, rispondono meglio a un altro, rispondono meglio a quelli più olistici, rispondono meglio a quelli più terra terra e a parità di mal di collo che hanno, a parità di situazioni vertebrali che hanno, ok? Quindi se una persona che è maleducata, so già che è un caso difficile. E quindi, come andiamo a affrontare questi casi difficili? La prima cosa che vogliamo fare è assolutamente avvisare prima. Non c'è niente di meglio che avvisare prima la persona. Bene, se venuto da me con una diagnosi di fibromialgia, te lo dico già subito, è un caso difficile. Potrebbero non esserci miglioramenti, potrebbe ci saranno miglioramenti magari marginali e incostanti. E noi magari questa cosa abbiamo un po' paura a dirla perché abbiamo paura che la persona poi magari parta un po' prevenuta e dice vabbè, ma allora se non ci possono essere miglioramenti, lasciamo perdere tutto. Se lasciamo perdere tutto, in realtà molto spesso è più un affare che altro, perché visto che per definizione è un caso difficile,
molto probabilmente non riesco a cavarci fuori granché, ed è meglio avere una persona soddisfatta che tu le abbia detto che non puoi aiutarla più di tanto, piuttosto che una persona alla quale hai dato, no dai, sì, no, proviamo, dovrebbe andare meglio così, e poi non c'è stato nessun riscontro. È sempre difficile, lo vediamo anche tra un attimo, lasciare andare una persona, rifiutare una persona, perché è il nostro lavoro e anche perché magari sinceramente vogliamo aiutarla, però la maggior parte dei casi in realtà è l'opzione migliore. Però se io ho avvisato prima, lo so, cioè sappiamo che questo qua è un caso difficile. Numero 2, preferire nettamente le terapie, anche se sei una persona, un super manipolatore, io su un caso difficile farei solo e soltanto terapie attive basate sull'esercizio. Perché? Numero 1, è più facile capire se stanno avvenendo dei miglioramenti, almeno dal punto di vista dell'esercizio. Ah, guarda, abbiamo iniziato, sollevavi la gamba 10 volte, adesso la sollevi 20 volte. Anche se magari il tuo dolore non è migliorato un po' di più di tanto, però insomma ci sono dei segnali di miglioramento. È importante per me, è importante per la persona, di far vedere che effettivamente qualche cosa sta succedendo. Numero 2, la, diciamo, responsabilità viene data al trattamento, agli esercizi, ok? Questo tipo di esercizi non hanno funzionato, ma in questo processo io sono stato protagonista, sì, ho visto, ci ho provato, l'ho fatto, ok? La cosa non ha funzionato, va bene. Se mi sono affidato soltanto a una terapia passiva, è come se sono andato a vedere un film, questo film mi faceva schifo, basta, è chiuso completamente la cosa, sei tu che hai fallito fondamentalmente. Se c'è un processo attivo c'è molta 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 più compliance, e in più c'è quel discorso di dire ok, guarda, abbiamo sollevato la gamba 10 volte, adesso si solleva ancora 10 volte, adesso si solleva ancora 10 volte, allora attivo l'altro punto, cioè quello che è il mio piano di uscita che voglio avere prima. Ovvero, tu hai una situazione difficile, non è completamente chiaro quanti miglioramenti possiamo avere. Se entro 2 settimane non abbiamo raggiunto la tale cosa, sospendiamo. Se la tua gamba si solleva 10 volte, se entro 3 settimane la tua gamba non si solleva almeno 20 volte, continuo con questo esempio, sono un esempio naturalmente, allora sospendiamo, ritorni dal tuo medico, vai a fare l'X control, quello che vogliamo. Però già da subito, o quasi subito, io voglio avere un piano di uscita, perché appunto è corretto nei confronti della persona e aumenta l'idea di professionalità. Ricorda sempre che è molto molto meglio, come dicevo prima, una persona che, ok, gli ho detto prima che non posso aiutarla e poi non ti posso fare, piuttosto che avergli dato l'idea che un miglioramento era possibile e poi non è stato possibile. Altro punto importante, il punto del, come dicevo prima, quello che definiamo marketing, che non c'entra niente con la pubblicità, che non c'entra niente con la promozione, non c'entra niente col marketing, vuol dire stare sul mercato effettivamente. E quindi che cos'è il marketing in questo caso? La scelta di marketing è: tu arrivi da me con un caso di fibromialgia, io so che casi di fibromialgia sono difficili, possiamo ottenere pochissimi miglioramenti o quant'altro, la cosa migliore da fare sarebbe, guarda, io non ti posso aiutare, e io lo faccio, l'ho sempre fatto. Ogni qualvolta ho individuato già da subito quei casi che no, non ti posso aiutare semplicemente. In realtà lo so che poi è difficile sotto molti punti di vista, il nostro lavoro, quant'altro, però è quello che è il dolore che noi proviamo nel rifiutare una persona, quindi anche per carità un potenziale lavoro, in realtà viene ripagato 10 volte nell'immediato futuro, ok? Quindi consiglio categoricamente, se sai che una persona non si può aiutare, è inutile, dai, proviamo così. È una cosa che poi alla lunga ti si ritorce contro, perché poi non ci sono miglioramenti, la persona insomma si infastidisce, il rapporto, disastro. Quindi, se è possibile, abbi il coraggio naturalmente di dirlo già da subito. Lascia stare, non ti posso aiutare, forse quest'altro tipo di figura ti può aiutare, non io, oppure semplicemente no, non lo so chi ti può aiutare, perché in questi casi io, cioè, sono sicuro che non ne posso aiutare, basta. E poi anche il discorso del contro le persone mal educate, la cosa migliore naturalmente è avere delle persone educate. Come si fa ad avere delle persone educate? La maggior parte dei professionisti vive sul passaparola naturalmente, vive sullo zio Pino che lo dice al cugino Francesco, quello là è veramente bravo, ma glielo dice semplicemente perché sì, io sono andato e mi sono trovato bene. Per esempio, anche soltanto lasciando le persone che vengono da me con del materiale, anche piccolo, semplice, che spiega quello che faccio, di che cosa mi occupo, ma soprattutto
come lo faccio? Io aumento di 10 volte la compliance della persona che viene da me, perché quantomeno ha già letto qualche cosa e ha già capito quello che faccio. Pensa quanto può essere diverso. Per esempio, io non so, 15 anni fa lavoravo appunto solo con passaparola, ma ero anche per esempio l'unico studio della zona, e quindi magari una persona arriva perché sì, boh, ho guardato sull'elenco telefonico, sono sai, qua l'unico studio della zona, va bene, vieni, vengo da te perché boh, è qua, l'ho visto sull'elenco telefonico. Oppure la differenza che 15 anni dopo 80 milioni di visualizzazioni su YouTube dopo, uno che ha guardato tutti i miei 1500 video e che viene da me, beh, e per lui sono Dio in terra. È ovvio che la compliance è molto diversa. Tieni questo esempio, c'è bisogno di 80 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma se niente poco ho un foglietto, un volantino, un mini libretto che spiega un po' quello che faccio. Ah sì, questa persona effettivamente fa il caso mio, so già quello che fa, benissimo, sono sicuro di aver evitato le persone mal educate. Se io lavoro con le energie sottili e la cranio sacrale, quindi spiego che lavoro con quello, che è una tecnica energetica o quant'altro, se a me rimbalzano categoricamente quelle cose, ci mancherebbe che venga da te, ok? Questo quindi è il nostro piano di azione, questi sono i casi che sono realmente difficili e quello che è il miglior piano di azione che puoi avere. Come vedi, è qualcosa di molto diverso dal ah sì, buona, ho un caso di fibromialgia, ma magari non riesco a risolverlo. Perché non riesco a risolverlo? Perché per definizione è un caso difficile. Non è che mi sono dimenticato di controllare, e molti dicono controllo l'allineamento del bacino perché forse ho dimenticato di controllare l'allineamento del bacino, e moltissimi corsi di formazione ti danno appunto l'idea che ci sono 10.000 cose da valutare e che se non riesci a migliorare la persona è per una di quelle 10.000 cose tu devi impazzire a cercare quella che è. Non è così. Se una persona deve andare meglio, è destinata ad andare meglio, caspiterina, a meno che io non gli abbia fatto fare gli esercizi per la mano quando aveva dolore al piede, va meglio, ok? Quindi questi sono i casi che puoi trovarti che sono maggiormente difficili. Questa è il tipo di strategia che ti consiglio nettamente di utilizzare. Se il mio approccio ti piace, se ti piace l'idea di avere più informazioni a riguardo sul come si affrontano i disturbi muscoloscheletrici in modo razionale e semplice, non dimenticare di andare anche a guardare i link che sono nella descrizione, perché trovi il mio manuale gratuito per i professionisti, e dal manuale gratuito poi puoi andare a tutta quella che è la mia formazione effettiva per i professionisti del movimento. Bene, è per il video di oggi è tutto, grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.